Appena sabato 9 gennaio alla Twil in Valle d'Aosta l'appuntamento con Sciare per la solidarietà. Anche quest'anno infatti la località valdostana ha voluto rinnovare il proprio impegno con Telethon a favore della ricerca scientifica. Dunque chi si presenterà alla cassa il giorno 9 gennaio potrà sciare con soli 17 euro in tutto il comprensorio e l'intero incasso sarà devoluto a Telethon. Numerose le iniziative previste per tutta la giornata presso il villaggio appositamente allestito e sulle piste. Si parte alle 10 con sfida al campione, sulla pista 12 piloni. Si potrà confrontare il proprio tempo su un tracciato di slalom gigante con quello di altri grandi campioni dello sport, tra cui Antonio Rossi, Marco Albarello e Roberta Brunet. Sempre a partire dalle 10, animazione non stop per i più piccini presso il parco giochi di La Tuile e dimostrazione di sled dog in compagnia di Fabrizio Lovati, primatista italiano nella mitica Editha Road dell'Alaska. Alle 15.30 distribuzione di vin brûlé, bevande calde ed esibizione di un gruppo folcloristico valdostano. Alle 21 infine snow party, musica, animazione, evoluzioni di freestyle su big air e rail. Ricordiamo che Telethon è un'organizzazione che lavora tutto l'anno per raccogliere fondi in grado di finanziare progetti di ricerca sulle malattie genetiche. È nata nel 1990 per volere dell'Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare ed è diventata una maratona televisiva arrivata alla sua 20ª edizione nel dicembre 2009. In 19 anni di attività, Telethon ha destinato alla ricerca un totale di oltre 284 milioni di euro, sostenendo il lavoro di 1.364 ricercatori e finanziando 2.160 progetti di ricerca su 400 malattie. Per quanto riguarda invece il rapporto avviato lo scorso anno con la stazione di La Tuile, ricordiamo che grazie all'iniziativa sono stati donati a Telethon oltre 28.000 euro. Il 10 gennaio 2009, infatti, sono stati 5.000 gli sciatori che hanno partecipato alla prima edizione di La Tuile Sci Solidale per Telethon. Il prossimo 9 gennaio, quindi, tutti a sciare, perché si può fare solidarietà anche in questo modo.